Buongiorno e ben ritrovati nel mio canale. Questa mattina ci facciamo un po' di compagnia e io andrò a pulire la mia casa, così vedete un po' le pulizie che faccio ogni mattina, diciamo quelle base, e poi prepariamo anche il pranzo insieme perché in tante mi avete chiesto sotto al video dello svuota la spesa come preparo io il sugo con le carote. Dopo aver rifatto tutti i letti, vado a passare l'aspirapolvere nei bagni prima di andare a pulirli e oggi per la prima volta ho utilizzato questo gel con candeggina della Mastrolindo al profumo di eucalipto. Devo dire che mi ci sono trovata bene, pulisce bene, il profumo è buonissimo, bisogna usarne poco, è bello denso, tende se no a fare un po' di schiuma e se no ci vuole troppo tempo a risciacquare, però è davvero un buon prodotto. Io dopo aver pulito bagni vado a finire di spolverare anche la parte della sala e poi vado a passare aspirapolvere e lavo in terra come ogni mattina. Oggi per lavare i pavimenti ho usato acqua calda e candeggina e invece del mucio vado a utilizzare lo struscino e il cencio, così anche nei bagni arrivo bene dietro ad ogni angolo dei sanitari. Pulizie finite, ora mi metto a preparare il pranzo e oggi voglio preparare la pasta con il sugo di carote. Ne avevo parlato nello svuota la spesa e in tante mi avete chiesto se vi facevo vedere come lo faccio io e così oggi prepariamo di nuovo il pranzo insieme. Per preparare il nostro sugo, come prima cosa bisogna andare a tagliare le carote a pezzetti e poi le andiamo a sbollentare pochi minuti, il tempo che si ammorbidiscano un po' in un pentolino con dell'acqua. Una volta che le carote si saranno ammorbidite, le andiamo a scolare e poi mettiamo in una pentola un po' di olio e un po' di
cipolla, io l'ho già fatto e accendiamo. Attendiamo un attimo che l'olio si scaldi un po'. Quando l'olio è caldo, andiamo a mettere le carote a pezzetti. E ora mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, io aggiungo anche un po' di paprika affumicata. Ora si aggiunge un pochino di acqua. E si lascia cuocere fin tanto che le carote non saranno praticamente sfatte. Quando le carote cominceranno a sfarsi, io spengo il sugo e lo vado a frullare con il frullatore a immersione. Poi rimetto nella pentola tutto quello che ho frullato e poi, prima di mantecare la pasta insieme al sugo, vado ad aggiungere della panna. Potete aggiungere al posto della panna la ricotta. Sono venuta di qua in camera per salutarvi. Concludo qui il video perché sono già tutti pronti a tavola per metterci a pranzare. Io, come sempre, spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!